stavolta mi abbiamo iniziato da dietro per arrivare alla fine della scaletta, per arrivare a chi parlerà per primo. Siamo i noi candidati. Io sono candidata sindaco, Raffaella Gambarelli. Ci sarà Nicola Bernardi, candidato consigliere, Ciro Maiellaro, altro candidato consigliere. Certo, non è un'ora felice questa per poter parlare in questa piazza, considerata la tanta gente che c'è, vi ringrazio. Sta per finire, mancano pochi giorni. Oggi è l'ultima domenica della campagna elettorale. Domenica prossima a quest'ora saremo tutti impegnati nei seggi a votare e spero che Lucera vorrà votare bene, bene per un governo del cambiamento, perché ce n'è davvero bisogno. Allora, passo adesso la parola al primo candidato consigliere che vi parlerà di alcune cose, soprattutto del nostro programma, perché vedete, è stata una campagna partita coi toni bassi, coi toni però che si sono piano piano alzati in maniera che noi non volevamo arrivassero a questi livelli. Mi sono arrivate voci che andrà ancora peggio gli ultimi giorni, ma d'altra parte che volete, è così, un'onda quando cresce piano piano aumenta. Speriamo che invece questo sole che finalmente esce oggi dopo tanta pioggia rassereni gli animi e porti un po' di serenità e pacatezza per poter spiegare soprattutto ai cittadini cosa è nel loro interesse decidere e cosa non lo è, perché i toni alti fanno confusione. Generano tanta rabbia, ma poi alla fine non sono affatto costruttivi, anzi. E allora non mi dilungo, vi passo Andrea Bernardi, Nicola Bernardi. Speriamo che così prenda un po' più di voti. Buonasera, sono Nicola Bernardi, consigliere comunale candidato con il Movimento 5 Stelle alle prossime amministrative di Lucera con Raffaella Gambarelli, candidato sindaco. Io in realtà volevo approfittare di questo impianto audio potentissimo più, per fare quasi un concerto heavy metal, perché che forse potevamo smuovere un po' la cittadinanza. Invece, tornando seri, vi presento sinteticamente quali sono le nostre proposte sull'agricoltura. Ieri abbiamo parlato delle nostre proposte per quanto riguarda la possibilità di potenziare la polizia municipale. È chiaro che le nostre idee poi dovranno trovare concreta attuazione e dovranno soprattutto trovare riscontro in base a quelle che sono le condizioni del bilancio comunale, soprattutto le condizioni con cui il piano dettato dalla procedura di predissesto, come la stanno portando avanti e come verrà portato avanti nei prossimi anni. Perché, come dicevamo, per fare una breve parentesi sulla Polizia Municipale, un comune in predissesto può fare delle assunzioni nella Polizia Municipale a patto che dimostri alla Commissione di Stabilità degli enti comunali che sta portando avanti un piano di riequilibrio finanziario secondo le regole dettate dalle leggi in materia, dal testo unico in primis e da tutte le leggi finanziarie. Quindi questo ovviamente significa che dipende dal lavoro che è stato svolto in questi anni e dipende dal lavoro che verrà svolto nei prossimi anni, se potremo avere un personale più numeroso e quindi che possa garantire maggiormente la presenza sul territorio, soprattutto nelle campagne dove ne abbiamo tanto bisogno. Detto questo, passiamo alla questione dell'agricoltura. Noi abbiamo delle idee che sono sinteticamente rappresentate, uno, dalla possibilità di istituire dei parcheggi comunali di prossimità nelle campagne, messi in punti strategici dell'agro lucerino, ovviamente con prezzi assolutamente calmierati, con la possibilità di gestirli con il contributo attivo degli agricoltori, in modo tale che
invece di dover presidiare 10 casolari, si possano presidiare 5-6 luoghi, rimesse di prossimità, possiamo chiamarle così, dove chiaramente potremo ricoverare i mezzi agricoli e la nafta e tutto ciò che purtroppo viene, è oggetto di furti tutte le notti nelle nostre campagne. La nostra seconda proposta, quella di istituire delle cittadelle dell'agricoltura, delle sorte di foresterie, che però non devono essere assolutamente dei dormitori. Questo non ci piace, non ci piace, l'abbiamo detto a livello nazionale, lo abbiamo ribadito a livello regionale e lo ribadiamo anche a Lucera. Le cittadelle dell'agricoltura devono essere dei luoghi dove i nostri agricoltori devono poter trovare tutti i servizi, dal delegato del centro per l'impiego che assume il bracciante che gli serve per 7 giorni o per un mese o per un anno, il medico del lavoro che deve verificare se il bracciante è idoneo a svolgere le mansioni che servono al nostro agricoltore, poi ci deve essere il controllo delle forze dell'ordine per verificare che tutto ovviamente avvenga nel rispetto della legge, poi ci devono essere i servizi di mensa, i servizi di vitto, quindi i servizi per gli alloggi, e poi ci devono essere i trasporti che portano i lavoratori dove è necessario il loro impiego. Tutto questo, guardate bene, è importante ed è stato già fatto, non sono favole, è stato fatto ad esempio a Turi, però a Turi c'è una differenza, quelle sono soltanto dei luoghi dove si dà l'alloggio ai lavoratori. Noi vogliamo di più, noi vogliamo che si crei un centro di servizi non solo per il bracciante ma anche per gli agricoltori che vivono nel nostro paese, vivono nella nostra città, pagano le tasse, vengono tartassati tutti i giorni e non hanno nessun servizio. E come tutti sappiamo capita che il giorno prima assumono Nicola Bernardi, il giorno dopo si presenta una persona che loro non conoscono, che si spaccia per quello. E quindi sono costretti a volte a scegliere, devo adattarmi a questo oppure devo cedere i ricatti a chi sfrutta queste persone o devo lasciare i pomodori sui campi. Questo è inaccettabile. Se noi riusciamo a porre delle regole certe a tutto questo, otterremo anche un altro vantaggio, che è quello di stroncare il fenomeno della concorrenza sleale di chi, non per colpa sua, ma per bisogno, arriva sul nostro territorio, arriva nei nostri campi ed è disposto ad accettare condizioni disumane che gli italiani non sono più disposti giustamente ad accettare. Questo deve essere, è un fenomeno odioso che deve essere stroncato. Basta dire no, non li vogliamo, basta a casa loro, perché ormai vengono tutti, da tutte le parti. Vengono. Allora noi dobbiamo fare sì che se io, italiano, voglio andare a lavorare in campagna, devo farlo, uno, nel rispetto delle regole, e due, senza subire la concorrenza sleale degli altri lavoratori che sono più disperati di me. Anche perché, badate bene, questo non significa che gli agricoltori ci guadagnano qualcosa, perché gli agricoltori ci rimettono, perché loro quello che devono pagare lo pagano comunque, di contributi, di paga, di trasporti e i bagni chimici, ogni tot lavoratore ci vuole un bagno chimico e poi il medico competente che fa la visita, se cambia il datore di lavoro un'altra visita. Tutto questo significa che gli agricoltori pagano soldi inutilmente. Allora dobbiamo intervenire su questo e un centro di servizi di prossimità potrebbe essere una soluzione, potrebbe essere comunque un tassello che si va a inserire in un quadro complesso ma su cui dobbiamo decidere di intervenire prima o poi. E ripeto, questo lo stanno facendo altrove e lo dobbiamo fare anche qui da noi. Un'altra nostra proposta qual è? Quella di premiare gli agricoltori che decidono di curare i sentieri e i tratturi che percorrono le loro proprietà pulendoli, denunciando chi abbandona i rifiuti, curandoli, perché loro già lo fanno, molti agricoltori già lo fanno gratis. Noi diciamo no, noi se tu fai questo ti vogliamo premiare con degli sconti sulle tasse comunali e con il ritiro gratuito dei rifiuti agricoli, noi veniamo a casa vostra e ce li prendiamo e li andiamo a smaltire. Allora, questo che significa? Che chi lavora, chi si impegna per le nostre campagne, chi spende soldi per portare avanti un'attività così difficile, così dura, deve essere premiato, non tartassato come avviene tutti i giorni. Queste sono alcune delle nostre proposte. Quindi, se vorrete darci una possibilità, noi saremo lieti di confrontarci con la realtà, confrontarci con la situazione che troveremo nel bilancio comunale e vedere come possiamo aiutare la nostra comunità, che è l'unico scopo che ci ha portato a candidarci, a proporci. Bravo Nicola! Grazie. Passo la parola a Raffaella.
no, scusate. La canzone heavy metal la prossima volta. Sì, vi presento allora l'europarlamentare Rosa D'Amato, che ci parlerà dell'Europa e delle relazioni tra l'Europa, quale una piccola cittadina di Lucera, tra Lucera e l'Europa. Grazie. Grazie a te, grazie a voi e bisogna dirlo, grazie ai ragazzi che hanno deciso di metterci la faccia, che hanno deciso di presentarsi e di candidarsi in questo comune e di cercare di cambiare e di dargli un nuovo volto, perché i veri portacroce saranno loro, loro che entreranno sicuramente in consiglio comunale per dare una nuova voce, una nuova forza a questo paese. Lucera, Roma, Bruxelles, non sono così lontane, Noi ci stiamo candidando al Parlamento europeo per mettere ancora più vicino l'Europa alla nostra Puglia, al nostro sud. Perché votare al Parlamento europeo? Voi siete fortunati, c'è un doppio appuntamento a Lucera, quindi magari la gente si ritroverà due schede e dirà che cos'è questa scheda. E invece se non siete voi a preoccuparvi, a interessarvi dell'Europa, come nella politica, sarà l'Europa a interessarsi di voi. L'80% delle leggi nazionali e regionali sono derivanti da direttive e regolamenti europei, quindi se non mettiamo gente in Parlamento europeo, possibilmente gente del sud, e quindi che conosca le problematiche della nostra agricoltura ad esempio, così anche della nostra pesca, della nostra manifattura, sarà difficile riuscirsi a difendere dalla concorrenza sleale che purtroppo c'è anche all'interno dell'Europa stessa. Ci hanno reso uniti attraverso la moneta, ma siamo diversi ancora perché abbiamo una politica fiscale completamente diversa. Subiamo la concorrenza sleale dei paesi dell'est, ma l'Europa è divisa fra nord e sud, fra Europa del nord e Europa del sud. Il vostro futuro consigliere comunale vi parlava di agricoltura e gli agricoltori hanno a disposizione un fondo importante che prende molto del budget del bilancio europeo, che è la PAC, la politica agricola comune. Quella PAC è stata scritta a modello e a su misura per l'agricoltura dei paesi del nord, così come la politica comune della pesca, per i mari del nord, non per il nostro mar Mediterraneo. Perché? Perché ci sono stati parlamentari più forti, presenti oltretutto in Parlamento europeo, presenti nelle commissioni, che hanno redatto quindi questi regolamenti per agevolare la propria di nazione, il proprio di Stato membro. Ecco perché noi facciamo ancora più doppia fatica, è perché italiani e perché al sud. Voi dovete sapere che noi siamo al Parlamento europeo già dalla scorsa legislatura, 5 anni sono passati e quando siamo entrati in questo gruppo parlamentare euroscettico, che poi essere euroscettici non è una parolaccia, vuol dire farsi delle domande, porsi delle domande e chiedersi perché questa Europa, dobbiamo rimanere in questa Europa e perché dobbiamo essere uniti, uniti sì ma nelle diversità, perché dobbiamo fare in modo che ci sia un'Europa solidale, l'Europa della pace sicuramente, e allora dovete anche andare a vedere qual è la delegazione più presente al Parlamento europeo, la delegazione più produttiva, ebbene quella del Movimento 5 Stelle, eppure ne avevamo solo 11, 11 su 751, non dico fesseria, andate a vedere su mapranking.eu, potete anche andare a vedere i profili di ogni singolo parlamentare e vedete che lavoro abbiamo fatto e prodotto in questi 5 anni. Abbiamo fermato l'austerity? Sì, in parte sì, abbiamo impedito che i fondi europei, di cui noi abbiamo diritto, soprattutto noi regioni del sud, a ben 7 miliardi fino al 2020, bene, quei fondi europei non potranno più essere tagliati dalla Commissione europea, questo potevano fare, se il bilancio centrale del governo non era in regola secondo i crismi dettati da Bruxelles, dettati da Juncker, da Moscovici, potevano decidere di tagliare i fondi europei alle regioni del sud. Noi questa regola che si chiama macrocondizionalità economica l'abbiamo fatta cancellare in 11, immaginate se riusciamo ad entrare come ci auguriamo, entrare in 30, 40, io mi da 100, poi vediamo che cosa succede, che cosa possiamo combinare? È il momento giusto perché poi siamo anche al governo, quindi avremo diritto nella prossima legislatura che parte da luglio anche a un commissario europeo.
che avrà un portafoglio importante. Luigi Di Maio ha chiesto, che è preteso, pretenderà, se ci darete la forza di pretenderlo in Parlamento Europeo, quindi di essere in tanti, il commissario all'industria. Quindi, o un commissario alle politiche economiche, un commissario che all'interno del governo dell'Unione Europea, della Commissione quindi, si sappia far valere e possa quindi pretendere l'adozione, ad esempio, oltre del reddito di cittadinanza, che vi ricordo soltanto Italia e Grecia non avevano, adesso soltanto i cugini disgraziati della Grecia, il salario minimo orario, che noi faremo comunque, i ragazzi a Roma faranno comunque, indipendentemente da quello che farà l'Europa. Naturalmente, se ci sarà un salario minimo equiparato per tutti i paesi europei, non si parlerà più di concorrenza sleale, e allora sarà davvero un'Europa unita. Cercate di convincere più persone possibile a votare anche per le europee, perché dipende dalla loro vita. Le leggi regionali e nazionali dipendono da direttive europee, da regolamenti europei. Se non si è presenti in tanti, come è stato fino a 5 anni fa, ci fregano. E chi millanta adesso di voler entrare e battere i pugni sul tavolo, vi assicuro che nei 5 anni precedenti non era presente in Parlamento Europeo. Noi abbiamo un contraente, la Lega, che però in Europa non va col Movimento 5 Stelle, siamo due cose distinte e separate, ne vado orgogliosa di dirlo e di urlarlo. Questo non vuol dire andare contro il governo, vuol dire mettere i paletti, vuol dire che stiamo insieme per un contratto di governo, ma in Europa noi andiamo con un gruppo nostro, dobbiamo fare un gruppo nostro a somiglianza di quello che il Movimento 5 Stelle ha creato in Italia. Abbiamo visto che ci sono gruppi, partiti, movimenti uguali al nostro in Grecia, in Polonia, in Estonia, in Lettonia. Quindi dobbiamo riuscire a fare da ago da bilancia anche in Europa. Invece la Lega con chi va? Va con Orban, che è a favore dei vincoli di bilancio, che è a favore dell'austerity, e quindi nel caso sicuramente sarà a favore dell'aumento dell'IVA, per esempio, che non vuole la ripartizione equa e obbligatoria degli immigrati. Quindi in Italia ci si riempie la bocca dell'immigrazione, del problema dell'immigrazione, e poi in Europa si fa alleanza con chi non vuole questa ripartizione equa degli immigrati. Quindi di che stiamo parlando? Andate a vedere su Map Ranking le presenze dei parlamentari europei uscenti, o le assenze, meglio sarebbe il caso di dire. Queste sono le persone che sono assenti anche al Ministero dell'Interno, che vogliamo andare in Europa e farci rappresentare in Europa? Io mi auguro di no. Le cose da dire sarebbero tante, e sui fondi europei che noi abbiamo cercato di portare sul territorio, facendo corsi di europrogettazione, aprendo sportelli e antenne che dessero l'informazione giusta alle piccole e medie imprese, agli agricoltori, ai liberi professionisti. È un lavoraccio fatto da noi parlamentari, che oltre all'attività legislativa in Parlamento, poi abbiamo riportato sul territorio. Andate a chiedere a Elena Gentile, a Fitto, Matera, sono i candidati degli altri partiti, che cosa hanno portato in questi 5 anni sul territorio. Il web è chiaro, il web non mente, quindi basta andare a digitare e vedere che cosa hanno combinato in questi 5 anni. È facile dire io farò, mi impegno a, ma di base adesso cosa hai già fatto? Dimostrami che cosa hai fatto. Questo per i candidati nuovi, uscenti. Quelli nuovi devono perlomeno aver dimostrato un impegno civico di base, non pagato, non sovvenzionato. Quindi vedersi candidati, ad esempio, nostri concorrenti, c'è addirittura un sindaco che è candidato, è sindaco in carica di un paese nel Salento che si candida al Parlamento Europeo. E quando ho avuto un confronto me lo sono ritrovato accanto: scusa, ma non sei sindaco della tua cittadina? Pensi di fare due cose? No, dice, se vengo eletto lascio la carica di sindaco. Ho detto complimenti, quindi abbandoni il tuo comune e non lasci quella poltrona finché non sei certo di averne un'altra. Un'altra candidata con la faccia tosta infinita ha detto sono la mia terza legislatura. A me è scappato da dire, e non basta, mo. E fai, dai il passo a qualcun altro. Noi, ricordatevi, 2 mandati e a casa, ma non perché non abbiamo voglia di continuare a dare il nostro impegno civico, ma perché ci rendiamo conto che poi si creano meccanismi tali che dopo 10 anni no, ti si avvicinano persone particolari, lobby particolari, e soprattutto la politica non è un mestiere, è impegno civico. Il secondo mandato serve per continuare a mettere a frutto quello che si è fatto, poi si ritorna a fare gli attivisti, perché quello siamo e quello resteremo. Scusate la voce, ma
ancora una settimana e poi vediamo i risultati. Mi raccomando, 26 maggio avete due appuntamenti importanti: riprendervi il vostro comune, mettere dentro dei ragazzi con la faccia pulita, le cui campagne elettorali come le nostre non le paga nessuno e quindi non dovrà dare conto a nessuno dopo e farà soltanto il bene comune, il bene della città di Lucea. Brava! Grazie a Rosa D'Amato. Vi ricordo che il 26 possiamo votare fino a 3 preferenze sulla scheda per le europee, 3 nominativi con alternanza di genere, ovvero un maschietto, scusate i termini, una donna, Rosa D'Amato. Noi a Foggia come candidato alle europee uomo portiamo Mario Furore e poi un altro terzo candidato che potete scegliere, ce ne sono tanti nella lista dei 5 Stelle, persone validissime. Adesso però passo la parola a Giorgio Lovecchio, grazie. Bravo Giorgio! Vai, Giorgio! William James diceva: per tutti i cambiamenti dobbiamo intraprendere un salto nel buio. Beh, intraprendere un cambiamento con il Movimento 5 Stelle non è intraprendere fare un salto nel buio, perché ci conoscete bene quello che abbiamo fatto e quello che stiamo facendo. Forse è più facile oggi scegliere il Movimento 5 Stelle perché avete la possibilità di vedere tutto quello che è stato fatto dal 2007, quando è nato il Movimento 5 Stelle, ad oggi. Ad oggi abbiamo fatto tante cose. Il Movimento 5 Stelle ha solo 11 anni, è un movimento che è nato da poco, eppure in poco tempo è riuscito ad arrivare al governo e a incominciare a fare tutte quelle politiche sociali che abbiamo detto e abbiamo fatto. Faccio un esempio: il reddito di cittadinanza, come possono essere tante altre cose, il blocco anche delle trivellazioni dell'Adriatico. Abbiamo fatto tante cose. Allora poi, in una trasmissione televisiva, il vostro sindaco, quindi non è una cosa che è all'ordine del giorno, cioè l'avete, era una pubblica, il vostro sindaco ha detto, accusando la nostra candidata a sindaco, ha detto che la colpa delle discariche che ci sono qui a Lucera sono di Raffaella. Beh, in realtà io dico solo una cosa al sindaco: che le autorizzazioni le firma il sindaco, non Raffaella, quindi la colpa ricade su di lui al momento. Bravo. La colpa non è nostra, anzi, noi stiamo cercando di bloccare un altro scempio, che è la Maia Rigenera, che se dovesse andare in porto, ma se noi ci auguriamo, nel momento in cui entreremo noi al comune, lo bloccheremo sicuramente, però se dovesse andare in porto è un mega impianto da 180.000 tonnellate l'anno, che questo significa che non è che prende solo i rifiuti di Lucera, prende i comuni di tutta la provincia di Foggia, quindi qua avrete una mega discarica autorizzata non da noi, sappiatelo, perché quello che dice il sindaco è meglio che si guarda bene le carte di chi ha dato quelle autorizzazioni. Sicuramente non siamo stati noi, anzi sono anni che vi state battendo e ci stiamo battendo per questo scempio. Però io una cosa che vi invito a fare: guardate un attimo la nostra piazza, sono quasi le 6 del pomeriggio di domenica, e poi vedremo, come è successo ieri a Foggia, vedremo qualche giornalista che si divertirà a dire ma questi sono quelli che stanno solo in piazza. Beh, in realtà noi siamo 24 candidati, 20 candidati, siamo 20 candidati, se noi andiamo a prendere la lista del sindaco sono 7 liste, quindi avremo 180 candidati solo davanti alla piazza, davanti a questo palco, che farebbero numero più tutti gli altri, quindi abbiamo forse più persone degli altri, perché se io vado a contare mi trovo con un numero maggiore di persone, perché essere appoggiati da 180 candidati vuol dire che se io avessi fatto un lavoro egregio al comune non avevo bisogno di avere 7 liste che mi appoggiano per poter uscire sicuro. Mi bastava una sola lista, la mia, perché vuol dire che se avessi veramente lavorato bene, non c'era bisogno di avere tutta una cozzaglia di liste che mi appoggiano per poi avere problemi dopo
nella composizione del consiglio comunale, come sta avvenendo in Abruzzo, come sta avvenendo in Basilicata, come sta avvenendo in Sardegna. A 90 giorni delle elezioni abruzzesi, a tutt'oggi non si riesce a comporre il consiglio regionale dell'Abruzzo. Perché questo? Perché tutti i partiti che hanno fatto la coalizione, ognuno vuole qualcosa. E allora ecco il motivo per cui noi andiamo soli, c'è un motivo, perché non siamo ricattabili da nessuno, nessuno ci può venire a ricattare, nessuno con lo 0,1% di un partito che ha lo 0,1% ci può ricattare, noi non ci ricatta nessuno. Allora nel momento in cui andate a votare una X sul Movimento 5 Stelle, sapete benissimo che noi abbiamo le mani libere, perché nessuno ci ha pagato la campagna elettorale, nessuno dobbiamo dar conto a nessuno. Ma solo esclusivamente a una persona dobbiamo dar conto, a voi che ci avete votato. Bravo. È l'unica persona, perché la campagna elettorale ce la siamo pagati noi, le abbiamo dato noi un contributo, le hanno messo loro un contributo, nel minimo di quello che potevamo fare. Allora, quando voi pensate che al comune tanto votare uno vale un altro, beh, voglio dire solo una cosa, che nel momento in cui andate a lamentare di chi avete votato, non siete più vittime di chi avete votato, ma diventate complici della persona che avete votato, perché l'avete voluto voi, il simbolo che andate a votare è la scelta fatta da ogni singolo cittadino, e quindi poi non vi potete lamentare dicendo, a me arrivano segnalazioni nella mia email di persone che dicono il sindaco ci ha aumentato, non è il caso di Lucera, però in alcune situazioni dice il sindaco ci ha aumentato la Tari di 10 volte. Io ho detto, ma scusa, ma quando tu hai votato, a chi hai votato? È normale che le scelte che fa un sindaco ricadano sulla collettività, e noi da Roma non possiamo fare nulla, sappiatelo. Noi quando un sindaco decide di fare un'ordinanza, la decide e basta, noi non possiamo intervenire in nulla perché lui c'ha il potere. Allora, quando dicono da Roma non arrivano soldi, diciamo così, non arrivano soldi, i soldi arrivano, solo che poi dobbiamo vedere a chi darli. Il sindaco decide il meglio da dare, da fare per quei soldi, per quegli investimenti. Allora, se io sono un buon padre di famiglia, penso e investo per il bene della collettività. Se sono uno che deve dare e ricambiare un favore a qualche amico, penso per una logica diversa, e quindi farò il favore all'amico, renderò sempre un favore a quei pochi che mi hanno dato la possibilità di poter arrivare al voto. Un attimo, prendo un po' d'acqua. Bravo! Scusate, ma siamo giorni che stiamo girando. Allora, quando a noi ci dicono, è la cosa che più mi diverte, che ora è uscito, mi hanno fatto vedere, sono arrivato qua, mi hanno fatto vedere una vignetta che il sindaco nel suo profilo privato ha messo, una vignetta dicendo, facendo, vabbè, non me la voglio descrivere, stanno due persone dentro una doccia e sta una saponetta per terra, ci sono le varie figure. Beh, quelle promesse elettorali che sarebbero la saponetta, poi andate a vedere, quelle promesse elettorali l'ha già fatte il sindaco uscente. Bravo! 5 anni fa. E chiedete se veramente, forse la vignetta l'ha voluta mettere per farvi rendere conto che se dovesse, quelle promesse elettorali non mantenute sono un simbolo che da noi abbiamo la possibilità di poter dire che tutte le promesse che abbiamo fatte le stiamo mantenendo, perché in solo 11 mesi di governo abbiamo fatto quasi metà del nostro programma elettorale, a differenza di altri che sono in campagna elettorale dal 4 marzo che siamo entrati al governo, sono in perenne campagna elettorale. Mi riferisco alla Lega, non ve lo dico direttamente, sono 14 mesi che Salvini sta in campagna elettorale. Allora noi diciamo, siccome lui dice che noi dobbiamo pensare a lavorare, beh, io dico una cosa, Salvini, pensa anche tu a lavorare, perché hai il 98% di assenze dal Ministero dell'Interno, quindi noi abbiamo il maggior numero delle presenze in Parlamento, in più
quando lui in campagna elettorale ha detto io manderò a casa 600.000 migranti, non è stato rimpatriato uno dei migranti, né uno che è stato rimpatriato. E allora invece noi abbiamo detto entreremo in Parlamento e faremo la prima cosa utile, il reddito di cittadinanza. Siamo entrati in Parlamento e la prima legge di bilancio abbiamo portato a casa il reddito di cittadinanza. E qua in questa piazza sicuramente ci sarà qualcuno che oggi percepisce il reddito di cittadinanza e gli abbiamo ridato dignità a tutte quelle persone che fino ad oggi si vergognavano di dire che non avevano un lavoro, non avevano uno stipendio, non avevano un qualcosa per poter vivere. Beh, noi abbiamo dato dignità a queste persone, infatti uno dei nostri provvedimenti si chiama proprio decreto dignità, perché noi crediamo che prima di tutto dobbiamo aiutare le persone più deboli, l'anello più debole della catena, e poi pian piano dare incentivi alle imprese, pensare a tutto il resto, perché altrimenti se non aiuti i più deboli sono quelle persone che ti possono creare una rivoluzione, perché quando il popolo sta male giustamente arriva e non ce la fa più e potrebbe scendere in piazza e armarsi di un fucile e cominciare a sparare, come si ritrovano, succedono dei casi. Allora quando Raffaella riuscirà il 26 maggio ad arrivare a sedere sulla poltrona del sindaco, il suo primo provvedimento, quello che farà, è aprire i bilanci, aprire il bilancio, leggere che cos'è, quali sono le spese inutili, perché in tutti i comuni ci sono spese inutili che semmai sono proprio collegate a quelle logiche che sono consulenze, appalti. Io ieri facevo un esempio, e mi sa che l'ho detto anche qua, però ve lo ripeto. Il nostro presidente Conte in questi giorni sono stati stanziati i soldi per il contratto di sviluppo della Capitanata. Allora noi il presidente Conte ha voluto prima leggere tutti i progetti, insieme a uno staff di esperti, ha voluto leggere prima tutti i progetti, valutare quelli che erano buoni e quelli che erano da scartare. Una volta che abbiamo valutato quelli buoni, che davano una possibilità e davano un valore aggiunto alle comunità e servivano veramente a tutta la comunità, abbiamo deciso di finanziarli. Bene, 280 milioni sono stati destinati per questi progetti, 280 milioni, voglio farne un esempio, sono 560 miliardi di vecchie lire che ricadranno sulla Capitanata con il contratto di sviluppo di Capitanata fatto da questo governo e voluto da questo governo. Quindi quello che diciamo, noi diciamo sempre, quello che diciamo lo facciamo. Abbiamo promesso questo e l'abbiamo mantenuto, quindi avere un comune 5 Stelle, avere un governo 5 Stelle, avere in Europa 5 Stelle, significa avere pian piano, occupare tutti quei posti per poter far sì che tutte le scelte che vengono fatte a livello nazionale poi possono ricadere bene a livello locale, e se ci sono dei problemi basta alzare il telefono e noi rispondiamo, e lo sapete, lo facciamo. Quindi penso che stiamo in chiusura. Quindi io vi invito a pensare a quello che vi ho detto prima. Non è un salto nel buio quello che andate a fare, ma bensì un salto consapevole. Abbiate il coraggio di cambiare e di cambiare prima se stessi. Nelson Mandela diceva che la cosa più difficile è cambiare prima se stessi e poi cambiare gli altri. Quindi dovete avere il coraggio di cambiare il vostro modo di pensare. Lasciate perdere le promesse che vi hanno fatto, sono tutte cretinate che vi hanno promesso, perché sono 20 anni o 30 anni che vi promettono cretinate, tanto non ve le mantengono mai. Almeno noi quello che diciamo lo facciamo. E allora io vi invito il 26 maggio a votare per il Movimento 5 Stelle al Comune di Lucera e votare il Movimento 5 Stelle in Europa. Grazie. Bravo! Bravo! Noi chiudiamo qui questo comizio di oggi, domenica 19, con la promessa, e noi siamo abituati a mantenere sempre le promesse, non solo quello che diciamo lo facciamo, ma andiamo ancora oltre, ci impegniamo per il futuro, con la promessa che qualunque cosa vogliano dire sul nostro conto, bene, noi a Lucera ci siamo, ci saremo, nonostante le chiacchiere, nonostante le offese, ci saremo oggi, domani, il 26, il 27, il 28, il prossimo anno, fate voi, oramai
di noi non vi libererete. Grazie.